Il destino dell'Abruzzo è segnato dalle montagne. Tagliato fuori da sempre e fino a tempi non lontani dalle maggiori vie di comunicazione, l'Abruzzo è fra le regioni italiane una delle più diffusamente contrassegnate dal perdurare di antiche, antichissime tradizioni. Una delle più suggestive e delle meno conosciute. La montagna ha sempre condizionato fortemente la vita di questa regione, disponendosi come un ante murale pressoché ininterrotto tra la costa e l'entroterra, ed ergendosi nell'interno a frazionarla e a chiuderla entro antichissimi bacini fluviali e lacustri. Una condizione di isolamento verso l'esterno e di difficile aggregazione interna che ha favorito in ogni sua città e borgata l'affermarsi di usanze e di valori locali, modificati ma non mai obliterati da una penetrazione lenta e ritardata da influenze straniere. L'Abruzzo va perdendo solo adesso e con difficoltà un certo carattere, per così dire, cantonale, profondamente radicato negli animi. Dei gruppi italici che lo abitarono un tempo, Marsi, Pretuzzi, Marrucini, Peligni, Vestini, Frentani, resta ancora il ricordo nei nomi delle città e dei villaggi, mentre fra le testimonianze di una cultura fiorita in gran parte dell'Abruzzo nel periodo finale dell'età del ferro e che suole denominarsi Picena, prendono spicco iscrizioni, stele figurate e documento insigne di quella civiltà, il famoso guerriero di Capestrano. Venuto alla luce una quarantina di anni fa, nell'alta valle del Tirino, prodigiosamente intatto e ora custodito nel Museo Archeologico di Chieti, questo monumento è senza dubbio uno dei più controversi della scultura in Italia. Si tratta della statua di un guerriero, più grande del vero, scolpito in calcare e in parte dipinto, che incombeva sulla tomba di un capo nella necropoli di Capestrano. Sostenuto sotto le ascelle da pilastri sui quali sono incise due lance, esso reca una maschera sul volto che intende nascondere l'impossibilità del comando. Le braccia sono conserte, immobili, la destra stringe inutilmente un'insegna. La testa troppo piccola, i fianchi stretti, il corpo di morbidezza quasi femminea, la cura minuta degli ornamenti, anche se tolgono organicità alla figura, non diminuiscono l'incombente fissità del defunto. Così, la terribilità del personaggio vuole superare il tempo e affidarsi al ricordo dei posteri. È indubbio che la statua avesse una collocazione funeraria. Probabilmente essa rappresentava lo stesso defunto, armato per l'ultima parata, a difesa del proprio nome guerriero e dello stesso censo familiare, solo contro la morte. Nello stato di antico isolamento che si è detto, risiede certamente la ragione fondamentale della grande varietà di espressioni culturali, artistiche e di costume che ha caratterizzato nei secoli il volto di questa regione.